Giancarlo Guercio, direttore scientifico dell'Istituto di Arti Sceniche del Vallo di Diano, si preannuncia un'attività ricca di iniziative. Vuoi spiegarci nel dettaglio di cosa si tratta? Sì, un vero programma molto molto folto di iniziative, di lezioni. Si tratta sostanzialmente di una scuola vera e propria, per cui avremo l'avvicendarsi di docenti, che alcuni dei quali vengono da fuori, altri sono del territorio, che verranno appunto a tenere le lezioni più propriamente tecniche del mondo del teatro, a partire dalla storia del teatro, alla letteratura teatrale, messa in scena, regia, per arrivare poi a quelle un po' più pratiche come dizione, recitazione, gestualità, mimica e uso della voce. Il Comune di Sassano tra l'altro ha annunciato anche delle grandi collaborazioni, quali quella dell'Università degli Studi di Salerno e della Regione Campania. Esatto, con la Regione Campania il settore formazione è stato già formalizzato l'accordo di programma, invece quello con l'Università di Salerno, importantissima collaborazione, sarà appunto formalizzata con un evento che stiamo organizzando per novembre, quando verrà anche il Rettore, insomma, verrà a firmare questo accordo di programma. Per noi è un'occasione importantissima, perché questo significherà far crescere, far volare questo istituto e abbracciarlo già delle realtà importantissime, scientificamente e professionalmente valide, come la Regione o l'Università. C'è ancora la possibilità di iscriversi, diciamo che martedì prossimo 9 ottobre sarà l'occasione per venire a conoscere i programmi della scuola e quindi venire qui a Silla di Sassano alle 18.30. Tra l'altro le 18.30 è anche sempre l'orario di inizio delle lezioni, che si terranno ogni martedì e giovedì, appunto dalle 18.30 alle 21 qui a Silla di Sassano. Per avere ulteriori informazioni si può anche consultare il sito internet, che è www.istitutoartisceniche.it. Raggiungiamo un grande traguardo, già noi eravamo contenti di essere riusciti a costituire la consulta, che già in tante altre occasioni si era voluta fare, ma che purtroppo alla fine non si erano riusciti a tirare le somme, quindi già avevamo raggiunto questo traguardo. Adesso invece la costituzione dell'Istituto di Arti Sceniche e la possibilità di queste collaborazioni sia che con la Regione che l'Università danno una grande possibilità al nostro territorio e anche una grande soddisfazione per le associazioni che hanno creduto nella consulta e nella possibilità di avere un qualcosa in più per il nostro territorio. È un bellissimo risultato, straordinario, soprattutto da tempo parliamo della presenza dell'Università di Salerno, che ormai ha raggiunto dei livelli di grandissimo prestigio a livello nazionale e direi anche internazionale, e questo va dato merito e ne va dato atto chiaramente alla gestione attuale dell'Università di Salerno. E finalmente entra un po' anche nel Vallo di Diano l'Università di Salerno, perché abbiamo stipulato un protocollo proprio per quanto riguarda l'Istituto di Arti Sceniche, visto che l'attività teatrale e i laboratori teatrali ormai rappresentano una realtà importante e significativa nel Vallo di Diano, e siamo, diciamo anche con un po' di orgoglio, Sassano ancora di più, visto le importanti tradizioni legate al gruppo teatrale, soprattutto legate al professore Petrizzo, che tanto ha dato e tanto ha fatto per mantenere quella cultura soprattutto dialettale nel nostro territorio. Queste iniziative, e in particolare l'Istituto di Arti Sceniche, che ci sarà qui a Silla, Sassano, e quindi chiaramente sarà un po' un patrimonio di tutto il Vallo di Diano, mi fa piacere, quindi ringrazio anche il direttore scientifico Giancarlo Guercio per aver promosso questa bella iniziativa, e devo dire, noi dobbiamo coinvolgere e mettere, l'obiettivo è quello di coinvolgere tutte le realtà teatrali, i laboratori teatrali, le compagnie teatrali che ci sono nel Vallo di Diano. Lo abbiamo già fatto già da un anno, lo stiamo facendo, Giancarlo Guercio in modo particolare lo sta facendo già da un anno. Quest'anno c'è un titolo maggiormente professionale, perché appunto con l'Università di Salerno e con la Regione Campania penso che abbiamo chiuso uno dei più importanti protocolli e accordi che si potevano chiudere per dare lustro e soprattutto per far sì che ciò che noi facciamo, le attività che le andiamo a fare, le certifichiamo e soprattutto diventano sempre più qualificate. Noi tante volte in questo tempo parliamo di privazioni nel Vallo di Diano, ci vengono tolte delle cose, possiamo dire che finalmente un po' con l'Università che investe e guarda nel Vallo di Diano, questo ci fa ancora più piacere. E dall'altra parte, inizio novembre, ha annunciato anche la sua presenza nel nostro territorio il Rettore, il professore Pasquino, verrà qui a Sassano, verrà qui nel Vallo di Diano per firmare direttamente qui con noi il protocollo, quindi per dare una testimonianza diretta dell'interesse dell'Università di Salerno per il Vallo di Diano, e questo ci fa ancora più piacere.